Io sono uno di quelli che ci aveva creduto che la serie di scosse che era quasi da mesi ci tormentava fosse un segno positivo. Ci dicevano che bene che fa così perché così l'energia si scarica e non ci sarà mai qualche cosa di drammatico. Ce lo diceva qualcuno, ce l'hanno detto i saggi della commissione. Io mi ricordo, non lo dico perché credetemi alla verità, io mi ricordo che una vecchiarella mi aveva detto che sapeva che quando era successo il terremoto, l'altro che ha distrutto la città, c'era stata una cosa analoga, però francamente fra quello che mi raccontava la vecchietta e quello che mi dicevano gli scienziati, io ci ho creduto, per cui la notte mi ha trovato a letto. Mi ha trovato a letto in una casa al centro che mi ha e quindi mi sono svegliato con le mura che si vedevano come in un cartone animato, come in un film del terrore, si vedevano le mura spaccarsi, l'intonaco cadere. La mia casa è una casa nel centro storico, in muratura, di quelle insomma, che hanno avuto tanti danni. Sono uscito e francamente non mi sono reso conto subito della drammaticità del fatto. E siccome sono uscito con i miei piedi, portandomi appresso anche i miei cani, in quel momento io non ho pensato che ci potessero essere dei morti. Poi sono arrivato, io abito a 200 metri da Piazza Duomo, sono arrivato a Piazza Duomo e lì ho cominciato a capire che la cosa forse era un po' più grande di quello che mi era sembrato. Ho cominciato a vedere gente ferita, poi è arrivata la notizia che una mia carissima amica era morta e lì cominci a dire ma allora che è successo? Allora poi sentivo le ambulanze, le sirene delle ambulanze. Ma non se ne vedeva nessuno arrivare a Piazza Duomo, dove praticamente eravamo in tanti, chi sdraiato per terra perché ferito. La mia compagna è medico, mi sono precipitato, sono ritornato a casa, sono risalito dentro casa, ho preso la valigia del medico, l'ho portata da lei che poteva fare qualcosa. Però ancora non ci eravamo resi conto, credo nessuno, della drammaticità del fatto. Io che fosse crollato l'ospedale l'ho saputo il giorno dopo, che ci fossero stati dei paesi distrutti totalmente, l'abbiamo saputo la mattina dopo. Però la cosa che voglio ricordare, perché la voglio ricordare, è che a un certo punto abbiamo capito che la cosa era più drammatica e abbiamo capito che c'era della gente imprigionata dentro le case. E nonostante che ci frenassero, che ci dicessero non ritornate, facevano scosse ancora, le famose scosse di assestamento erano scosse che avrebbero, insomma, erano brutte, poi qualcheduno di voi le sa, le ha viste qui anche giorni dopo. Siamo rientrati in quelle case dove si sentiva, si capiva che c'erano persone o imprigionate dai calcinacci, insomma. E devo testimoniare, perché poi questo a me quello che mi è rimasto in mente è che io sono entrato in una casa dove purtroppo sono morte due persone proprio di fronte a casa mia per portare via il figlio di questi due genitori, che era invece stato protetto dai genitori stessi e che quindi era in vita, e al portone di questa casa mi sono incontrato con tre studenti universitari.
si vedeva che erano studenti universitari, era chiaro che erano studenti universitari, usciti, me ne ricordo uno con le ciabatte, quelle proprio da doccia. E gli ho detto: io vado dentro, rimanete qui perché se succede qualcosa avvisate. Hanno detto: no, questa è anche la nostra città, veniamo con te. Erano tre ragazzi universitari che stavano qui per studiare. Ecco, a me piace ricordare quella cosa del terremoto perché era quello che probabilmente se fosse continuato e se ci avessero fatto continuare in quel modo, noi la città, non dico che l'avremmo ricostruita, ma staremmo a buon punto. Ci hanno distrutto con la burocrazia, con gli incastellamenti delle governance, i commissari, i vicecommissari, le commissioni. Quei tre studenti universitari, di cui ripeto, uno si è messo in mezzo ai calcinacci con le ciabattine da doccia e i pantaloncini corti, l'altro stava in pigiama, erano il senso che chi la ama una città probabilmente ha molte più motivazioni di chi presuppone di saperla governare.